mister, buongiorno. Allora, un tempo si diceva cercherò di fare 13 con la schedina del Totocalcio. Adesso il Casarano cerca di fare 13 contro il Barletta. Una squadra ondivaga come risultati, no? Barletta, diciamo, è una squadra che alterna prestazioni positive a magre piuttosto clamorose. Casarano sulla carta, mi consenta, favorito? Le chiedo col punto interrogativo. Buongiorno a tutti. Favorito assolutamente no, perché secondo me sono partite complicate, difficili, come del resto lo sono tutte, e questa è una gara dove sicuramente avrà delle insidie diverse rispetto a quelle che erano partite di domenica scorsa o le altre ancora, e noi dobbiamo farci trovare pronti pensando solo esclusivamente alla partita di domani. I numeri sicuramente possono far piacere, però non devono essere per noi motivo di rilassamento o di serenità o di approcciare la partita pensando a questo. Noi dobbiamo essere bravi a guardare quello che abbiamo fatto in settimana, rimanere concentrati ed approcciarci a questa partita con il massimo impegno, la massima professionalità e soprattutto la massima voglia di arrivare al risultato pieno in tutti i modi possibili e immaginabili, perché sicuramente domani ci sarà da lavorare tanto, da faticare tanto, perché sarà una partita complicata e difficile. Noi dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti. Questo deve considerare la squadra. In questo abbiamo cercato di lavorare in questa settimana, cercando di essere sereni e tranquilli, ma con la massima determinazione e cattiveria, perché è una partita difficile. Mi leggo alla piccola statistica di Bruno. Casarano è l'unica squadra che ha fatto gol dall'inizio del campionato, ogni domenica. Sì, ma penso anche a tutti quelli che purtroppo abbiamo sbagliato. Io devo ragionare sotto questo punto di vista, io devo guardare i numeri dal punto di vista in modo positivo sicuramente, nelle cose che abbiamo fatto bene, ma devo essere bravo a capire dove si può migliorare. E questa squadra secondo me in tante partite si è portato il risultato fino al 96esimo, 97esimo, quando invece poteva chiuderlo molto prima. Quindi dobbiamo migliorare su questo. E per migliorare sicuramente c'è bisogno di avere più fame e più determinazione sotto porta. Secondo me questa squadra sotto questo punto di vista può migliorare tanto. Senta mister, lei come il suo collega d'Aversa ha una rosa molto molto ampia e ogni volta è costretto, diciamo così, a prendere delle decisioni su dualismi. Ha già pensato alla formazione che opporrà al Barletta? E poi le chiedo di dire una parola sulla giornata pro Casarano, perché domani sono stati chiamati a raccolta tutti i tifosi anche dei paesi limitrofi, quindi si rivive un po' quell'ambiente, quell'atmosfera degli anni Ottanta. Guardi, di questo sicuramente posso ringraziare la società, perché mi ha dato la possibilità di avere una rosa dove in ogni ruolo abbiamo una doppia scelta. Di questo è una programmazione che avevamo avuto all'inizio del campionato, siamo stati bravi a scegliere gli uomini giusti innanzitutto e poi i giocatori. Devo ringraziare i ragazzi perché danno grande disponibilità, si allenano bene, mi mettono anche in difficoltà. E ovviamente devo ringraziare anche lo staff, perché ha lavorato bene questi ragazzi cercando di farmi arrivare sempre la domenica con tutti gli uomini a disposizione. Però il mio compito è quello di fare le scelte. Con loro sono stato chiaro dall'inizio, siamo tutti uomini che siamo venuti a Casarano per cercare di portare dei risultati a questa piazza, a questa città, a questa società, e quindi ci dobbiamo rendere tutti disponibili. Ovviamente io sono quello che deve fare le scelte, e quando deve fare le scelte ovviamente qualcuno può anche guardarmi male, parlo dei ragazzi, però poi sono conscio e consapevole che le scelte vengono fatte per il bene del gruppo e non perché voglio dare una mano a qualcuno dal punto di vista individuale, assolutamente no. Non ragiono in questo modo, ma dobbiamo essere bravi a pensare alla partita e a renderci tutti disponibili per i colori del Casarano. Quanto riguarda domani, sono contento, ho sentito qualcosa, la società mi ha detto che domani c'era tanta gente, sono contento perché questa gente merita tanto. E quando sono venuto da avversario l'ho sempre affrontato, ho percepito subito la passione di questa gente per la propria squadra. Uno dei nostri obiettivi era proprio questo, cercare di portare ogni domenica un uomo in più, una famiglia in più allo stadio, e penso che sotto questo punto di vista ci sta riuscendo. E possiamo che essere contenti di questo, io come allenatore ma anche come gruppo squadra, e dobbiamo dare il massimo per questa gente. Mister, si respira un'aria di entusiasmo ormai da diverse giornate, utilissima per carità, però i calciatori devono trarre utilità da questo entusiasmo, sì, e non diciamo rilassarsi. Quello che io e il direttore volevamo dire qualche settimana fa, ovviamente l'entusiasmo è bello, ce lo teniamo stretti, ci fa molto piacere, però poi noi dobbiamo fare gli uomini di calcio, e siccome siamo noi che gestiamo il gruppo dobbiamo far capire ai ragazzi che l'entusiasmo va bene se lo gestisci nel modo giusto.
dobbiamo essere sempre concentrati, anzi dobbiamo avere una responsabilità in più, perché questo entusiasmo dobbiamo cercare di portarci per tanto tempo. Quindi molto dipende da quello che noi esprimiamo in campo, da quello che dimostriamo, dalla mentalità che ci mettiamo durante le partite, durante la settimana, e quindi dobbiamo essere bravi noi a tenerci stretto questo, ma cercando di non farlo diventare un danno per noi, ma assolutamente una cosa bella, perché è bellissimo, è tutto bello, per carità, è bellissimo, però dobbiamo essere bravi a mantenere, o meglio, a gestire la testa dei ragazzi nel modo giusto. Buongiorno mister. Buongiorno. Siamo all'ultimo mese dell'anno, mancano le ultime 4 partite per finire il giro di andata. Ad un gruppo così, così completo, così pieno di qualità e di virtù, cosa vuole aggiungere in più? Cosa chiede di fare di più ai ragazzi? Continuità in quello che sta facendo, cercando di non rallentare di un solo centimetro tutto quello che sta facendo, cercando di non rallentare mai durante la partita anche di un solo secondo quello che abbiamo programmato fino a questo, che abbiamo dimostrato fino a questo momento, ma cercare di aumentare sempre quello che è il ritmo partita e anche la gestione della gara. Io penso che questi ragazzi fino adesso siano resi disponibili al massimo per quello che abbiamo chiesto, però ci sono ancora 4 gare, come dici benissimo, prima della sosta natalizia, dobbiamo cercare di trarre il massimo in queste partite. Non possiamo permetterci assolutamente di sbagliare. È bellissimo, grazie. Grazie. Buongiorno mister, volevo chiederle, il Casarana non subisce gol da 5 partite, abbiamo finalmente trovato la quadra nell'assetto difensivo? Sì, più che l'assetto difensivo, penso che la squadra in tutti gli 11 sta dimostrando di sacrificarsi. Io penso che nel calcio una delle prime caratteristiche che deve avere la mia squadra è quella di capire che nel calcio bisogna far fatica. E questo che i ragazzi stanno dimostrando di aver capito questo, e tutti gli 11, chi gioca dall'inizio, anche chi subentra, sono bravi a mettersi a disposizione della squadra, sia in una fase che nell'altra. Di questo ovviamente ne siamo contenti, e sicuramente è questo quello che porta questa squadra poi a creare questi numeri. Ma dobbiamo essere bravi, ripeto, a non rallentare, dobbiamo continuare così, cercando di essere tutti contenti ed entusiasti di quello che si sta facendo, però aggiungendo sempre qualcosa di più. E penso che questi ragazzi fino ad oggi l'abbiano dimostrato. La ringrazio. Grazie. Mister, buongiorno. Buongiorno. Mister Ginestra ha cominciato il campionato con la difesa a 3, subendo pochissimi gol ma segnando con il contagocce. Nelle ultime gare invece ha cambiato modo con il 4-3-3, ha segnato un po' di più però ha subito più gol. Quando i nuovi arrivi che ci sono stati e alcuni elementi che sono andati via, che schema tattico dobbiamo aspettarci alla Barletta domani? Ma guardi, è quello che anche noi ci siamo chiesti durante la settimana. È una squadra che ha cambiato idea di gioco da qualche partita. Io ho ascoltato un attimino le parole del mister, dove ha detto che ha cambiato modulo perché la squadra non gli sembrava molto equilibrata. E sicuramente adesso per portare più uomini, il calcio è questo, non bisogna inventarsi più niente, portare più uomini ovviamente a riempire l'area, qualcosina in più rischi e sicuramente qualche gol si è preso. Però io ho trovato una squadra ben allenata, una squadra, ho visto le ultime 2 partite, le due sconfitte che hanno avuto, però in queste 2 partite hanno fatto loro la partita, hanno commesso degli errori che purtroppo li ha portati a perderla la gara. Però una squadra che fa la partita, una squadra che ha dei concetti, ha delle idee, conosco l'allenatore, so benissimo che è un gran professionista, sa preparare bene le partite, e quindi sicuramente sarà una partita difficile, indipendentemente dal modulo sarà una gara complicata, dove questa è una squadra che ha qualità dal punto di vista individuale e conoscendo l'allenatore ha anche qualità nelle giocate, quindi dobbiamo essere molto bravi a giocare bene la gara, a leggerla soprattutto, se loro dovessero cambiare modulo iniziale. Però dobbiamo essere bravi sulle palline attive, però sappiamo che sarà una partita difficile e complicata. Come dico sempre, rispetto a tutte le altre, ogni partita ha una difficoltà, questa è una difficoltà maggiore, perché secondo me verranno qui a giocarsi la partita per cercare di portare a casa il massimo risultato senza preoccuparsi assolutamente di affrontare il Casarano, perché gli uomini che ha a disposizione questa squadra sono uomini importanti. Appunto Ciro Ginestra, dopo aver scampato l'esonero all'inizio di settimana, ha dichiarato che il Barletta non è una squadra per vincere il campionato. Furbo o realista? Ma per l'esperienza che ho avuto io penso che una squadra non si guardi dal punto di vista dell'individualità o dei nomi o dei soldi spesi. Secondo me si guarda per quello che si fa in campo, per quello che si riesce a costruire all'inizio della stagione. Basta vedere in Serie C che la Juve Stabia sta facendo grandi cose. Secondo me è bisogna ragionare soprattutto dal punto di vista del collettivo, dall'inizio del campionato, cercare di creare una mentalità e poi portarla avanti fino alla fine.
Io non voglio analizzare questo, ma devo analizzare quella che sarà la partita di domani e secondo me sia per quanto riguarda l'allenatore, ma anche per quanto riguarda l'individuo della squadra, sarà una partita molto complicata. Questo è quello che mi interessa, poi il resto ognuno guarda in casa sua. Mister, il Casalano nell'ultima partita ha incontrato squadre che hanno cambiato allenatore o in crisi di risultati. Questo può essere un vantaggio o un'arma a doppio taglio? No, per me è uno svantaggio perché affrontare una squadra quando cambia allenatore, ma quando si cambia è perché realmente si può cambiare anche qualcosa in campo, quindi l'allenatore che arriva non continua a lavorare allo stesso modo del precedente, ma cerca sempre di portare qualcosa di suo. Di conseguenza tu non sai perché non hai video, non hai analisi, non hai niente e ti devi lavorare la settimana cercando di aggiungere più cose, perché poi in partita bisogna essere pronti. Quindi per me sono delle difficoltà. E poi affrontare una squadra dove l'allenatore è in bilico, io penso che se si è costruito qualcosa anche dal punto di vista umano, i giocatori giocano anche per l'allenatore. E quindi ci metteranno sicuramente qualcosa in più.